il sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove in Calabria per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale Arghillà di Reggio Calabria, della Casa Circondariale di Locri e di vertici degli uffici giudiziari di Locri. Contro l'andrangheta serve una rivoluzione culturale. Il nuovo questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa, si presenta felice di essere qui e poter dare il mio contributo agli imprenditori vessati. Collaborate. A Crotone incendiata l'opera artistica realizzata da Sirelli. Parzialmente danneggiata dalle fiamme, la trasformazione del relitto San Nicolaus, una nave della lunghezza di 12 metri, arrivata nel porto di Crotone il 22 marzo 2022, con a bordo 12 migranti. Si tratta dell'ennesimo atto intimidatorio in poche settimane. Biodiversità, il primato della Calabria. La regione stringe un patto d'onore con i giovani. In Cittadella la giornata di sensibilizzazione con gli studenti, l'assessore Gallo, massimo impegno per la valorizzazione delle nostre ricchezze. Buonasera, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con il TG dell'Altro Corriere TV. In apertura la visita, la nuova visita in Calabria del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale Arghillà di Reggio Calabria, ma anche della Casa Circondariale di Locri e di vertici degli uffici giudiziari di Locri. Vediamo. Il motivo è proprio raccontare il grande sforzo di questo governo, intanto sulla carenza del personale di polizia penitenziaria, 1000 extra assunzioni che hanno impattato anche sulla pianta organica, aumentandola nella prima finanziaria, che era una finanziaria di sangue di guerra nel vero senso della parola per le note vicende ucraine, che rendevano meno agibili le manovre economiche, 1479 ragazzi del 181esimo corso distribuiti in Italia. Abbiamo il 182esimo corso di 249 ragazzi, il 183esimo di 1870, il 184esimo di 1713. Carenze di organico, sovraffollamento e l'allarme per il cellulare a disposizione dei detenuti. E poi la necessità di istituire nuove scuole di formazione per i poliziotti. Questi i temi al centro dell'incontro che si è tenuto questa mattina alla Casa Circondariale di Arghillà a Reggio Calabria, alla presenza del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accompagnato dall'europarlamentare candidato ai Fratelli d'Italia Denis Nesci, che ha incontrato i vertici dell'istituto e i sindacati. Se così fosse stato nel passato, staremmo a parlare di sovrappresenza di polizia penitenziaria e non di carenza. A proposito di edilizia penitenziaria, Del Mastro ha spiegato: 155 milioni di edilizia penitenziaria sbloccata, paralizzati per anni e anni e anni, già stanziati, che mi chiedo perché gli scienziati che mi hanno preceduto non li portassero avanti. Più 85 milioni nel PNRR per fare 8 nuovi padiglioni detentivi, peraltro che interessano anche queste strutture, vuole dire aver in un anno e mezzo sbloccato 250 milioni di euro di edilizia penitenziaria. E quindi la cronaca: i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di essere dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giudiziario costituisce l'epilogo di complesse indagini di polizia giudiziaria svolte dal gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme tra ottobre 2022 e giugno 2023. Nell'ambito dello stesso procedimento penale risultano indagati altri due soggetti per il reato di spaccio e tre persone acquirenti di stupefacenti presso la persona sottoposta a misura cautelare per favoreggiamento personale. Nel corso delle attività investigative tra la Spagna e l'Italia sono stati sequestrati complessivamente 2,5 kg di marijuana, 71 grammi di cocaina, 16 grammi di hashish, pasticche di ecstasy per circa 30 grammi. E ancora, i carabinieri della stazione di Maida hanno tratto in arresto un 22enne incensurato residente nella frazione Vena di Maida, sorpreso nella flagrante illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di un'arma clandestina. A seguito di controlli il giovane è stato infatti trovato in possesso di 1 kg e 125 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi, quasi un grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish,
hashish, 3 spinelli, vario materiale da confezionamento e 2 bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 con matricola brasa e completa di 7 munizioni. Dopo gli adempimenti di rito, il giovane è stato tradotto presso la casa circondariale di Siano a disposizione dell'autorità giudiziaria. E ancora la cronaca con l'atto vandalico che è stato perpetrato ai danni dell'opera artistica realizzata dal maestro Massimo Sirelli, grazie alla trasformazione della San Nicolaos, nave della lunghezza di 12 metri, arrivata nel porto di Crotone il 22 marzo del 2022 con a bordo 12 migranti. L'opera è stata parzialmente data alle fiamme. Vediamo. Nuovo atto intimidatorio e incendiario al Parco Pitagora di Crotone, presa di mira e parzialmente data alle fiamme l'opera artistica realizzata dal maestro Massimo Sirelli, inaugurata solo qualche settimana fa. La San Nicolaos è una nave della lunghezza di 12 metri arrivata nel porto di Crotone il 22 marzo 2022 con a bordo 12 migranti. La trasformazione del relitto in opera artistica è un inno all'accoglienza, all'inclusione, alla vita per sancire il legame della città di Crotone con il Mediterraneo. Francamente noi rimaniamo sempre sbigottiti e increduli rispetto ad atti di questo tipo. È necessaria una reazione, io adesso parlerò subito col sindaco per capire in che modo si può intervenire rispetto sia dal punto di vista da quella che secondo me è una scontata azione dovremmo denunciare l'accaduto, ma oltre a denunciare l'accaduto c'è bisogno di azioni più forti, anche di natura repressiva e anche e soprattutto per cercare di salvaguardare questo patrimonio, perché qui il problema non è il singolo evento che quindi oggi colpisce l'encomiabile lavoro svolto dall'associazione Io Resto per portare un'opera di questo livello in città. Qui il problema è di una serie di atti perpetrati, secondo noi a questo punto scientificamente, nei confronti di questo bene pubblico di inestimabile importanza. È un segnale forte purtroppo che colpisce non solamente l'associazione ma tutta la città di Crotone. È nato come quest'opera, come inno alla vita, e continuerà ad essere questo il significato che la città di Crotone darà a quest'opera per combattere tutto quello che sta succedendo in questo periodo, perché non è l'unico gesto che è successo qui a Crotone, ma se ne stanno ripetendo negli anni e in questo periodo ultimamente. E ci impegneremo sempre di più a questo punto, non so adesso se nel ripristinare, nel lasciare anche un ricordo del gesto che è stato fatto, per essere da monito per la generazione futura, per la generazione che verrà, ma anche per noi, per avere rispetto delle cose che vengono realizzate, per l'impegno che c'è dietro, non impegno economico ma impegno sotto il profilo umano. Originario di Messina, dove si è laureato in giurisprudenza, il 62enne Salvatore La Rosa, nuovo questore di Reggio Calabria, che prende il posto di Bruno Megale, nominato questore di Milano, ha incontrato oggi per la prima volta la stampa. Lo ascoltiamo. È una sfida entusiasmante quanto difficile, sono pronto ad affrontarla. Si presenta così Salvatore La Rosa, nuovo questore di Reggio Calabria, successore del regino Bruno Megale, nominato invece questore di Milano. Dalla questura di Ragusa a quella di Trapani, La Rosa, 62enne, è entrato nella Polizia di Stato nel 1989. Nel corso della presentazione alla stampa, La Rosa ha parlato del lavoro necessario sul territorio di Reggio Calabria. Non basta la repressione, ma è necessaria una rivoluzione culturale, ha sottolineato. L'attività repressiva da sola è perdente. Non riesce, diciamo, a sbloccare queste situazioni. Noi abbiamo bisogno di una rivoluzione copernicana culturale in generale, ma lo dico per tutto il sud, non lo dico solo per Reggio Calabria. Abbiamo bisogno veramente di una rivoluzione copernicana dal punto di vista culturale, quindi c'è bisogno soprattutto da parte nostra di fare il nostro lavoro di prevenzione in ambito controllo del territorio e anche il nostro contributo lì dove possiamo per cercare di rendere, diciamo, il più possibile memoria di quello che è accaduto. Perché, come lei giustamente poc'anzi diceva, non si spara più o si spara poco, giusto? Però non dimentichiamo da dove veniamo, giusto? Noi abbiamo avuto 800 morti, lì ce ne sono stati 500, là ce ne sono stati 300, là ce ne sono stati 100. Dobbiamo cercare in qualche modo di fornire strumenti culturali per mettere nelle condizioni le giovani generazioni di comprendere di che cosa stiamo parlando, perché se fino a quando non abbiamo capito questo
saremmo perdenti. Ed ora cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo in Cittadella Regionale, dove questa mattina è stata celebrata la presenza di tanti giovani studenti la Giornata Nazionale della Biodiversità Agraria. Il servizio. Noi abbiamo come regione tanti primati. Tra i primati c'è il fatto che la nostra sia la regione più biodiversa in assoluto, e che conferisca con la propria capacità il primato anche al nostro paese. Così l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, aprendo in Cittadella Regionale le celebrazioni per la Giornata Nazionale della Biodiversità Agraria, celebrazioni alle quali sono stati invitati a partecipare anche i tanti giovani calabresi che studiano negli istituti agrari. La nostra è una regione stretta e lunga, con 800 km di coste, bagnata da tre mari, il Mar Tirreno, il Mar Ionio, il Mar dello Stretto, all'interno del Mar Mediterraneo. È una regione che ha combinazioni di venti e quindi correnti, e per questo è una regione ricchissima in termini di capacità e diversità produttiva. Tutto questo però è un elemento del quale impadronirsi e del quale devono impadronirsi soprattutto gli studenti degli istituti agrari, ma gli studenti calabresi in generale, ai quali dobbiamo dire e dobbiamo trasmettere anche questa consapevolezza, l'avere dei primati sui quali poi costruire anche delle possibilità, delle potenzialità per rimanere in Calabria. È una giornata molto importante, ogni anno si celebra e quest'anno tende a ribadire nel suo claim, che ogni anno cambia, quanto sia importante sentirsi partecipi tutti, ciascun cittadino e ciascun ragazzo, a proteggere, tutelare la biodiversità. Noi siamo ricchi naturalmente di biodiversità, pensiamo che il 32% della biodiversità riconosciuta a livello europeo ce l'ha solo la Calabria, non l'Italia, la Calabria. Allora questa ricchezza va difesa, questo enorme tesoro e patrimonio va difeso, lo dobbiamo fare sensibilizzando ciascun cittadino, ma sicuramente stringendo un patto d'onore con i ragazzi che studiano oggi per essere un domani veri difensori di questo grande patrimonio. Ed ora andiamo invece a Lamezia Terme, dove nei giorni scorsi si è tenuto un convegno incentrato sul futuro delle farmacie tra innovazione e gestione aziendale. Il futuro delle farmacie tra innovazione, tecnologia ed un ruolo sempre più cruciale all'interno della comunità e del sistema sanitario. È stato questo il tema del convegno organizzato alla Lamezia Terme da Federpharma Catanzaro. Diversi relatori che si sono confrontati sulla gestione delle farmacie nel futuro. A partecipare al dibattito anche Vincenzo De Filippo, presidente di Federpharma Catanzaro. È un incontro molto tecnico, un incontro per vedere un po' la farmacia del futuro come si sta evolvendo, sempre per quanto riguarda la telemedicina, parlare di DDL semplificazioni, quindi il decreto che dovrebbe andare in vigore dopo l'approvazione delle Camere e quindi i nuovi servizi che noi potremmo fare. Un altro argomento principale anche dal punto di vista economico, come trattare la farmacia, come gestire la farmacia, che tipo di farmacia. Notizia dell'ultima ora, il ministro Giorgetti ha sbloccato per le zone del sud credo 1,8 miliardi. Novità introdotta e spiegata anche da Angelica Tumello, consulente aziendale per farmacie. La farmacia è un'azienda e il farmacista sempre più oggigiorno deve approcciare e gestire la farmacia con logiche aziendalistiche, quindi sì, sono bravissimi nell'erogazione dei servizi piuttosto che nella dispensa del farmaco, ma sono anche altrettanto sempre più bravi nella gestione della farmacia secondo logiche aziendalistiche. E Tumello sostiene ci siano grandi opportunità per le farmacie. Le opportunità sono tantissime, inoltre è stato firmato il decreto, Giorgetti ha firmato il decreto con il quale è stata sbloccata la fantomatica ZES, quindi grazie anche al decreto semplificazioni il mondo della farmacia sta prendendo una nuova veste, pertanto io invito tutti gli imprenditori ad essere sempre aggiornati e al passo con le novità, ma soprattutto pianificare strategicamente il proprio modello di business. Chiudiamo allora con lo sport, il successo ai tempi supplementari sulla Brescia con i gol dei subentrati Donnarumma e Brignola, oltre alla doppietta di Capitan Iemmello, regalano alla Catanzaro la semifinale playoff contro la Cremonese. Martedì l'andata, sabato il ritorno della doppia sfida contro i grigiorossi. E allora sentiamo mister Vivarini e proprio i due autori dei gol provenienti dalla panchina, appunto Donnarumma e Brignola.
L'ho detto alla squadra prima della partita, ragazzi, ma guardate quanto è bello il calcio. Oggi ci troviamo ad affrontare una partita con un pathos incredibile, con una tensione di livello alto. E ho detto bene, andiamoci a divertire, e così è stato. È chiaro che poi a un certo punto sono saltati un po' tutti gli aspetti tattici, tutte le situazioni, sono venuti fuori un pochettino tutte le cose che avevo detto alla squadra, che chi subentrava portava a casa il risultato, e proprio così è stato. Chi è subentrato oggi è subentrato con una cattiveria, una determinazione, una voglia di volere il risultato, e quindi di conseguenza il logico risultato è quello di aver passato il turno. Quindi adesso ci prepariamo, insomma, ad affrontare questo recupero, per affrontare al meglio la partita di martedì, e intanto ci siamo prenotati per un'altra giornata di spettacolo. Per me è una gioia immensa per tutto, per tanti aspetti, per tutta l'annata, per come è andata. Ovviamente io volevo dare molto di più, volevo dare più una mano ai ragazzi, per tanti motivi che non sto qui a dire, non è stato così, però poi nel calcio ci sono le partite che a volte valgono una stagione, questa era una di quelle, e io con tutto me stesso ho cercato di dare una mano, e per fortuna ci sono riuscito. Sognavo una serata così, sto passando un periodo non facile, e quindi il mio unico sfogo, il mio unico obiettivo era quello proprio di aiutare i ragazzi, come loro stanno aiutando me, io avevo proprio questo obiettivo, questo sogno, quindi immaginavo una serata del genere, e sono felicissimo in primis per me, ma anche e soprattutto per i miei compagni, per tutti, perché veramente ce lo meritiamo. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG.